Allora, di nuovo, dunque, sarò breve, sarò sul serio. Due parole per presentare il nostro centro, che è un centro nazionale e si occupa di tre ambiti fondamentali. Allora, l'ambito bibliotecario, l'ISPRA ha una delle più ricche biblioteche ambientali e quindi, che anzi, se a fine corso, a fine giornata, qualcuno vuole visitarla, siamo disponibili ovviamente a farvi fare una visita. E quello che si vede è soltanto l'emerso della biblioteca perché viene dalla fusione di più biblioteche e quindi, diciamo, cominciando dall'ambito geologico, che è quello sicuramente più ricco, però poi si rivolge a tutti gli ambiti ambientali. Lavoro in rete con le altre biblioteche, quindi quando si ha bisogno di un testo non presente nella biblioteca è possibile averlo, diciamo, o attraverso il polo delle biblioteche o attraverso proprio un sistema di scambio tra biblioteche che arricchisce quindi il patrimonio perché ne fa diventare comunque la biblioteca un centro di scambio. Quindi, ve la faremo visitare se siete ancora, voglio dire, in forza alla fine della giornata, io me lo auguro, e soprattutto, diciamo, è possibile per tutta l'utenza anche esterna, quindi anche voi ragazzi potete venire in biblioteca, quindi è aperta al pubblico, dice, e con un servizio quotidiano. E dunque, per quanto riguarda invece, abbiamo un ambito museale, purtroppo il museo non è visibile perché appunto è stato chiuso non da ISPRA ma da molti anni fa e questo significa che oggi è possibile visitarlo soltanto in sede virtuale dove sono presenti le nostre collezioni, prevalentemente collezioni di litotipi, quindi marmi, quindi rocce paleontologiche. Tra cui appunto abbiamo anche oltre 200 tipi, che significa che al mondo, in caso degli olotipi, chiunque vuole studiare quel fossile deve venire all'ISPRA. La nostra ambizione è quella di aprire più presto il museo al mondo della scienza, ma anche ai cittadini. Poi l'ambito in cui stiamo lavorando oggi, che è l'ambito della formazione e educazione ambientale, di cui vi parlerà adesso la dottoressa. Io lo faccio breve proprio perché siamo a disposizione, abbiamo tutto inserito sul sito dell'ISPRA, comprese le giornate chiaramente di ieri e di oggi, e preferisco lasciare, diciamo, alla dottoressa, non so se vi presento le due dottoresse. Antonietti alla mia destra, che appunto è responsabile dell'area formazione educazione ambientale, e la dottoressa Gatta, che poi monitorerà, diciamo, sarà il tutor della giornata perché appunto ha sotto mano tutta la situazione, tutto il lavoro che è stato fatto, e oltretutto, insomma, ho tutti i contatti con i tutor. La dottoressa Elvira Gatta è responsabile della sezione appunto atte per l'alternanza a formazione nuova. Bene, buona giornata a tutti. Grazie.